Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a San Giovanni in Fiore, in mia compagnia abbiamo Alfredo Federico, alla mia destra, che è vicepresidente della sezione Gunesh, appunto di San Giovanni in Fiore, e qui alla mia sinistra Gabriele Mancina, che è consigliere del gruppo PD appunto di San Giovanni in Fiore. Il Comune di San Giovanni in Fiore un anno fa ha aderito alla rete Readi. Chiediamo appunto a Gabriele le attività o comunque quali sono i presupposti che quando hanno aderito ad oggi lo hanno portato ad aderire come appunto comune a questa rete antidiscriminazione. Ah, ok, lo tieni tu? Ok, allora innanzitutto grazie per esserci venuti a fare visita. E, niente, come dicevi prima tu bene, come Comune di San Giovanni in Fiore abbiamo aderito alla rete Readi e siamo diventati il terzo comune in Calabria ad aver aderito dopo i comuni di Rende e di Lamezia Terme, e siamo arrivati a questa adesione dopo un lavoro svolto da Alfredo Federico con l'associazione Gunesh. Io all'epoca ero presidente della Proloco, infatti oggi siamo qui nella sede della Proloco, e ovviamente iniziai a collaborare con Alfredo anche su questo fronte. Lui organizzava e ha organizzato fino all'anno scorso questa giornata contro l'omofobia, e ovviamente eravamo già all'epoca d'accordo sulla necessità di poter aderire. I vecchi amministratori non hanno insomma ritenuto, per i motivi che non sto qui a giudicare, non hanno ritenuto insomma utile aderire alla rete, e niente, io poi in seguito mi sono candidato, sono insomma stato eletto consigliere del Partito Democratico e sono anche vicepresidente della Commissione Politiche Sociali. Per mantenere fede a quell'accordo preso non solo con Alfredo ma anche con Marco, con certi diritti, ma anche per una predisposizione mia personale, il mio primo impegno politico è stato quello di sottoporre la carta d'intenti della rete in commissione, e infatti invitai anche Marco a relazionare, e la cosa che mi rende particolarmente contento e orgoglioso, che non era scontato, è che il passaggio in commissione è stato molto importante per far capire ai miei colleghi di che cosa stavamo parlando, perché comunque molti di loro non lo sapevano, insomma. E la cosa ancora più bella è che è passata in commissione all'unanimità, nonostante all'interno della commissione siano presenti tutte le componenti politiche, quindi ci sono anche visioni politiche diverse. Come ho già affermato il 1 agosto alla presentazione della rete Readi, il mio intento e quello anche del sindaco, a cui va dato atto di aver creduto sin dall'inizio all'adesione della rete Readi, tant'è che lui già quando era all'opposizione era un sostenitore dell'adesione, il mio intento è quello di non far rimanere questa adesione come una semplice adesione sterile. Il mio obiettivo è quello di poter, scritto anche nella carta di intenti, poter fare delle iniziative che vadano nella direzione di quanto ci chiede la rete Readi, quindi promuovere attività che vadano contro le discriminazioni di genere. E io personalmente la vedo in una visione anche più ampia, nel senso che quando si parla di discriminazioni, a me piace parlare salvaguardia dei diritti a 360 gradi, tant'è che lo scorso anno, sempre alla presentazione della rete Readi, io lanciai questa provocazione e chiesi ad Alfredo di trasformare quella giornata contro l'omofobia, di trasformarla in una giornata sull'amore. L'idea provocatoria ma nemmeno tanto era quella di iniziare adesso un processo non più di denuncia ma di promozione di quello che può essere la salvaguardia dei diritti, non soltanto della comunità LGBT. Sì, ok, lo dimentico sempre, ma
come dire, iniziare ecco adesso un processo positivo di costruzione, di come dire, allargare sempre più il campo di questa sensibilità che si è venuta creando in questi anni, perché a me, come dicevamo prima in maniera informale, molto spesso la comunità di San Giovanni in Fiore è stata etichettata in malo modo come una comunità anche arretrata da un punto di vista culturale. Negli ultimi anni si sta registrando una piacevolissima tendenza e il merito, questo mi piace come dire, sottolinearlo, va anche a le varie associazioni come Gunesh, ma ce ne sono, ne potrei citare tantissime altre, che negli anni hanno in maniera del tutto spassionata e gratuita hanno fatto sì che la gente potesse piano piano iniziare a farsi quantomeno un'idea propria. Quindi l'obiettivo è quello di non farla rimanere sicuramente una semplice e una sterile adesione. Perfetto, a questo punto, visto che è stata lanciata, diciamo, la palla proprio ad Alfredo, Federico, che io potrei dire ha seminato, diciamo, con l'associazione Gunesh proprio il seme dei diritti civili, dell'amore, lo diceva poco fa appunto Gabriele. Questa associazione è nata non certo, diciamo, per difendere i diritti della comunità LGBT, ma è nata per diciamo altre attività. Però ha voluto sposare, ed è il termine giusto, in una determinata giornata, questo tema controverso, comunque aprendosi e ad aprendo, diciamo, la città e le porte di San Giovanni in Fiore a tutti. Come mai hai scelto di iniziare questo percorso virtuoso per la città di San Giovanni in Fiore? Ma diciamo che abbiamo iniziato nel 2012 in occasione di una fiera che abbiamo fatto lì nel nostro quartiere, perché la nostra associazione è nata come un'associazione di quartiere, come un'associazione culturale per promuovere eventi culturali all'interno del nostro quartiere, che comunque era un progetto un po' più ambizioso, quello di far diventare poi il nostro quartiere, fra virgolette, un esempio anche per gli altri quartieri, poi di conseguenza per tutto il paese, come il proverbio cinese, pulisci vicino a casa tua, che poi di conseguenza è pulito da tutte le parti. Quindi l'idea è nata si parlava già da un po' di tempo dei diritti delle persone, non solo LGTB, ma anche di come dire, contro il razzismo, contro qualsiasi tipo di discriminazione. Quindi abbiamo impostato fin dall'inizio con Marco, che è Marco Marchese, insomma, che penso che tutti conosciate, un discorso contro queste discriminazioni, non mirato solo a questo discorso diciamo della comunità LGBT. Comunque diciamo che era più anche un modo per fare promozione in questo senso, per cercare, come dire, di essere da lievito, per poter fare anche come dire, far venire alle orecchie delle persone che non è tanto corretto prendersela o comunque discriminare, eccetera, eccetera, nessun tipo di persona per i suoi gusti sessuali, per il colore della pelle, per qualsiasi. Quindi era una sensibilità nostra, non mia, ma di tutta la nostra associazione. Quindi in questo senso abbiamo ritenuto opportuno di dover fare una giornata ogni anno, che la facciamo ad agosto, che di solito è la prima domenica di agosto, di fare questi incontri contro l'omofobia. Ogni anno facciamo un tema che scegliamo insieme anche con te, anche con Marco, e in questo senso. Abbiamo poi, a un certo punto, è venuto fuori all'epoca un discorso per il registro delle unioni civili, che la vecchia amministrazione, come dire, a parole aveva sposato, ma anche all'epoca in quella amministrazione c'erano forze politiche di destra e di sinistra messe in un calderone. Diciamo che la persona che aveva preso l'impegno ci credeva, io non mi sento di rimproverargli niente, insomma, quindi che a suo tempo era Giovanni Iaquinta, che ci credeva, e quindi poi purtroppo si è scontrato contro le persone che all'interno di questa coalizione politica, c'erano anche persone di destra, anche un po' più estreme di destra, quindi non condividevano, ecco, questo discorso.
E quindi poi il discorso del registro è andato un po' sfumando. L'anno successivo poi abbiamo presentato sempre invece il discorso di adesione a questa rete Ready, che sembrava è una cosa molto più semplice, perché l'Unione Civili, diciamo, il discorso di registro delle coppie era un qualcosa di un po' più complicato. Abbiamo, diciamo, cercato di snellire, di fare un po' più semplice il discorso, ma anche in quell'occasione non è stato proprio semplicissimo, tant'è che la vecchia amministrazione per la fine non sono riuscita a quagliare niente. Nell'occasione c'era anche l'attuale sindaco, che all'epoca era all'opposizione, aveva preso già l'impegno di poter, come dire, portare avanti questo discorso di adesione alla rete. Appena eletto, appena poi nei discorsi poi andando avanti con quanto è stato possibile, diciamo, perché poi San Giovanni ci sono un sacco di priorità, un sacco di problemi diversi, cose, appena comunque è stato possibile, ha mantenuto l'impegno, e grazie anche a Gabriele, che ci è stato molto dietro, come dire, ha insistito molto per questo discorso, siamo riusciti ad aderire alla rete Ready. Poi nel prossimo futuro cercheremo di fare altri eventi, poi in collaborazione con Gabriele, in collaborazione anche con voi, con Marco. Quindi cercheremo comunque di tener vivo l'interesse su questo discorso. Ecco. Poi, tra l'altro, lo diceva appunto poco fa Gabriele, non volete che rimanga semplicemente una comunicazione di intenti alla collettività, ma volete fare in modo che ci siano appunto dei fatti al seguito di questa adesione alla rete Ready. E io ho avuto, diciamo, notizia, adesso però questa la do soltanto col beneficio del dubbio, che siccome il 17 maggio è appunto la giornata mondiale contro l'omofobia, c'è la possibilità di una collaborazione con una parafarmacia, no, ma non dico nulla perché lascio, diciamo, alla curiosità a chi ci sta ascoltando di poter sensibilizzare le persone, e quindi sottolineo la parola persone, proprio perché non vogliamo né categorizzare né ghettizzare, visto che si parlava proprio questo, sulle malattie sessualmente trasmissibili, che non sono solo l'HIV ma sono tantissime, e questo riguarda soprattutto gli adolescenti, che spesso e volentieri si imbattono, non avendo, diciamo, esperienze e soprattutto non conoscendo, se ne parla ben poco in famiglia, figuriamoci nei media, su malattie che molte volte possono provocare addirittura la sterilità. So che vi interesserete da qui a breve di collaborare con questa parafarmacia e quindi sensibilizzare non soltanto sui diritti, ma in generale su un diritto fondamentale, che è quello della salute. Sì, sì, hai detto bene. Poi, come dire, è una cosa che ci siamo già prefissati. Il 17 maggio, come dici tu, ricorre, io dico purtroppo, perché quando ci sono delle giornate che, come dire, sì, che puntano a ricordare, ecco, anche alcune differenze, a me fa un po' tristezza pensare che nel 2017 ancora dobbiamo celebrare delle giornate sulla diversità in genere. E niente, quindi insieme al titolare di questa parafarmacia, che non possiamo nominare, credo, per motivi pubblicitari, chiamiamoli così, abbiamo, insomma, deciso di collaborare, e poi anche grazie a voi studieremo il modo più efficace e, se possibile, anche più provocatorio, perché molto spesso quando le cose si fanno provocatoriamente il risultato magari si raggiunge, cioè l'obiettivo è più facilmente raggiungibile. Ovviamente io la lancio qui, il nostro amico Alfredo con l'associazione Cunis ci darà una mano sicuramente. E poi, oltre la giornata del 17, non so se posso fare anche cenno al fatto che giorni fa sono andato, purtroppo Alfredo non c'era, quindi sono andato a rappresentare l'associazione Cunis a Cosenza, a questa prima giornata preparatoria di quello che dovrebbe essere questo Pride che si terrà a Cosenza. Ovviamente abbiamo dato la nostra massima disponibilità, e da un punto di vista organizzativo, che da un punto di vista anche logistico, insomma, per qualsiasi cosa ci siamo messi a disposizione, e io ho approfittato di quella giornata per chiedere anche poi loro una mano, perché leviamo il se. Ad agosto organizzeremo questa giornata, come dicevo prima, sull'amore, quindi abbiamo bisogno di un sacco di colore e quindi abbiamo bisogno di più gente colorata possibile.
Perfetto, io a questo punto penso che sia stato detto tutto, però vi lascio, diciamo, la curiosità di sapere quello che bolle in pentola a San Giovanni in Fiore, anche perché c'è il comune, c'è la Proloco, c'è l'associazione Gunesh, c'è di tutto, e quindi tutto quello che è colore, tutto quello che è amore, indipendentemente dalla ghettizzazione, perché hai fatto bene Gabriele a dirlo, giornata contro l'omofobia, giornata contro, cioè sarebbe bello farlo in maniera generica, generale, proporre qualcosa di positivo, quindi dell'amore, una giornata per, non una giornata contro. Ci aspettiamo delle novità o comunque qualcosa che possa portare l'attenzione, buttare l'occhio su San Giovanni in Fiore, che San Giovanni in Fiore secondo me invece è molto più avanti rispetto ad altri comuni, perché proprio dal profondo centro della Calabria, nelle montagne, invece si muove qualcosa, si è sempre mosso qualcosa, e ci aspettiamo non solo per il 17 maggio, ma ci aspettiamo in generale qualcosa che dia magari d'esempio, che sia appunto virtuoso nei confronti di altri comuni, che magari chissà prenderanno esempio proprio da San Giovanni in Fiore, per vedere la rinascita di piccole associazioni del colore, dell'amore, di quello che gruppi di gente non necessariamente organizzati. Quello che ci interessa è, come dicevo prima, se una comunità come San Giovanni in Fiore è riuscita comunque ad arrivare ad un certo grado di sensibilizzazione, perché comunque in questi anni si c'è molto lavorato. E il nostro unico scopo, io parlo per me, ma so di poter parlare assolutamente per Alfredo, è proprio questo, quello di cercare di sensibilizzare il più possibile la gente a pensare con la propria testa. Purtroppo nelle comunità piccole, poi San Giovanni in Fiore tanto piccola non è, nelle comunità piccole si tende a ad abbandonarsi, a dare per scontato quello che dicono gli altri. Molto spesso si ragiona per sentito dire. Per fortuna San Giovanni in Fiore è una comunità che, come dicevi tu, da questo punto di vista ha fatto enormi passi avanti, e credo che non un obiettivo, ma la strada da seguire, credo che sia questa. Una comunità cresce quando ha gente consapevole, gente che critica. Io adesso faccio politica e nel mio piccolo cerco di farla al meglio possibile, e si è sottoposti continuamente a critica, ma guai al fatto che non ci sia la critica. Purtroppo molto spesso poi invece di critica si trasforma in polemica, quello poi entriamo in un altro discorso. Però una comunità che apre gli occhi, apre la mente, non può che far l'interesse dell'intera comunità, non solo della comunità, ma come dicevi tu, può essere da esempio e da monito per le comunità vicine. Quindi da parte nostra massima apertura. Io ringrazio di nuovo il consigliere comunale Gabriele Mancina per il tempo che ci ha dedicato, ma soprattutto per non tanto le promesse, ma quanto la voglia di cambiare, di dare il contributo, quello che poi da cittadino prima e da, diciamo, esatto, da esponente, diciamo, delle istituzioni adesso vuole portare da San Giovanni in Fiore come esempio. E poi io ringrazio ovviamente Alfredo Federico, perché in tutti questi anni non posso dire nemmeno nel suo piccolo, perché le manifestazioni che avete organizzato sono sempre state, diciamo, popolate e hanno portato nel Timpone, che io non conoscevo, che è il quartiere poi alla fine di San Giovanni in Fiore, attenzione, colore, dibattiti, che è quello che poi diceva poco fa appunto Gabriele, si è discusso, se ne è parlato e avete comunque aperto la breccia. Poi che magari ci sia stato uno stop iniziale, però l'importante secondo me è aver iniziato. Voi avete iniziato un percorso, Gabriele lo sta continuando, e sono sicuro che questo ha dato forza a molti ragazzi, a molte ragazze che magari pensavano di essere soli. Voi li avete, secondo me, resi meno soli. L'anno scorso è stato simpatico che è venuto un ragazzo e ha detto: io sono gay. E quindi non era scontato. E quindi il coming out molte volte significa: io ci sono. Voi ci siete, perché avete dato la speranza, avete dato la presenza, e chi ha bisogno di riconoscersi e molte volte di avere un punto di riferimento in un comune, in un'associazione, la trova. Quindi io ringrazio Gabriele Mancina da una parte, Alfredo Federico dall'altra, e San Giovanni in Fiore veramente è esempio, almeno per la Calabria, e può diventarlo probabilmente per tanti altri comuni.
Riccardo Cristiano, San Giovanni in Fiore, Liberi TV.